Siamo al Teatro Forma di Bari in compagnia di Karima, che questa sera si esibirà cantando Bart Bacharach. Ma come nasce questo progetto? Questo progetto nasce da... in realtà è nato molto prima del mio incontro con Bart Bacharach, che è stato nel 2008. Questo progetto è nato quando avevo 19 anni, appunto perché già amavo questo compositore e con il mio pianista, che è Piero Frassi, che ormai è il mio braccio destro, nonché grandissimo amico, da 10 anni, avevamo già affrontato questo repertorio in chiave jazz. Solo in chiave jazz, poi dopo l'abbiamo lasciato decantare un po' nel cassetto, ci sono state le mie esperienze televisive, c'è stato l'incontro con il maestro Bart Bacharach, la collaborazione a Sanremo, la collaborazione per il disco, e l'altro anno abbiamo ben pensato di riprendere in mano questo progetto, riarrangiarlo in chiave jazz, R&B, soul e pop, molto più black come venature musicali, molto più trasversale, e quindi abbiamo deciso di riportare in giro questo progetto, di cui poi ci sarà una registrazione del disco a breve, spero entro l'anno. Quindi abbiamo detto che hai anche collaborato in persona con Bart Bacharach, arrivando appunto addirittura a spalleggiarlo nel suo tour italiano. Possiamo parlare quindi di un sogno che si è realizzato? Un sogno che si è realizzato. Molte persone per la mia età pensavano che io mi fossi ritrovata a collaborare con un maestro di cui non conoscessi l'esistenza, invece anzi per me è stato uno dei sogni che si è coronato, e quindi un grandissimo onore e andrò fiera tutta la vita di questa collaborazione. Sei uscita anche da un talent show, però successivamente te ne sei allontanata, hai preso le distanze arrivando a ritagliarti un'altra immagine. Come mai? Perché comunque per me Amici è stato un modo, una vetrina, perché Amici è una grandissima vetrina e dà una grandissima possibilità di farti conoscere al grande pubblico, e per me questo è stato, io già cantavo da diversi anni, avrei potuto continuare a fare quello che ho fatto, però ho scelto un canale come un talent che in quel momento riscuoteva molto successo per farmi conoscere al grande pubblico, e senz'altro continuare a fare, avere modo di lavorare su piazza più grande e quindi possibilità di trovare una casa discografica, e quindi se non altro dopo sono ritornata a fare le cose che mi piacevano e volevo fare in un altro modo, però semplicemente per quello. Quindi possiamo definire il tuo rapporto con la televisione più un trampolino di lancio che un ostacolo per le reali ambizioni. Sì, certo, sì. Hai anche aperto due concerti di Whitney Houston, e immagino appunto la grande emozione, quello che questa esperienza può averti insegnato e regalato. Quali sono i progetti futuri di Karima? I progetti futuri di Karima, appunto come ho accennato prima, ci sarà la registrazione live di Karima Sings Bacharach del disco. Sto lavorando al disco nuovo, scegliendo i brani, scrivendo qualcosa, capire la direzione musicale dove dobbiamo andare, e chissà, Sanremo forse.